Abbiamo avuto la fortuna di intervenire su un appartamento, un edificio più che altro di Luigi Cacciadominioni, che è un architetto storico molto famoso italiano, e quindi questa è anche una cosa, devo dire, molto stimolante. Appartamento SC è la casa milanese di Jacopo Canclini, che è un nostro cliente e con il quale, diciamo, abbiamo già sviluppato una serie di bei progetti. Quindi è stato bello poi, diciamo, mettere la nostra creatività al servizio di casa sua. Si tratta di una casa in affitto, quindi i cambiamenti che sono stati fatti non sono stati grandi, non abbiamo modificato il layout, abbiamo lavorato sulle finiture e siamo andati a implementare l'impianto elettrico, tutta una serie di cose che erano un po' vecchiotte. Jacopo Alide è un gusto molto chiaro, è un gusto che definirei mascolino, elegante, gli piacciono i contrasti, gli piacciono i bei tessuti, quindi devo dire che ancora una volta è stato molto piacevole portare avanti un progetto insieme a lui. Non essendo una casa di proprietà, è stato trattato il progetto in maniera un po' diversa dal solito, sia in termini di cantiere, quindi tempistiche di cantiere, ma anche in termini di intervento vero e proprio, perché non potevamo intervenire eccessivamente sullo scheletro comunque dell'appartamento, in quanto appunto essendo un'opera di un notissimo architetto non si poteva modificare il layout, non potevamo per esempio toccare le porte che sono originali dell'epoca, non potevamo toccare i pavimenti. Avevamo dei pavimenti originali preziosissimi, quindi in alcuni casi si è scelto di tutelarli coprendoli e in altri casi invece sono stati, ad esempio nel caso del parquet, che è molto particolare, è stato lamato e riverniciato. L'appartamento si trova in una delle zone residenziali che io preferisco personalmente a Milano, molto bella, e si affaccia su un parco. La disposizione in pianta non era facilissima perché l'ingresso dà su un soggiorno che è inclinato rispetto all'asse della casa, diciamo, con una colonna, che non è mai un elemento facilissimo da gestire, ma diciamo che ci abbiamo girato intorno con l'arredamento. La parte secondo me più interessante, che era anche un ambiente di forma anche un po' particolare, era l'area del soggiorno, dove abbiamo fatto anche disegnato arredi su misura, tipo una specchiera, parete interessante, scegliere anche gli arredi per quella zona è stato bello, anche il divano di una forma particolare, insomma era molto interessante proprio come ambiente, secondo me. Proseguendo dall'ingresso, un corridoio poi si apre sulla zona notte con due camere da letto per i figli e un bagno e una master suite con bagno ovviamente per Jacopo, per il cliente. C'è la camera da letto padronale che naturalmente ha dei toni invece appunto più neutri, una carta da parati. Ci sono le camere da letto dei due ragazzi che sono comunque due adolescenti e quindi abbiamo lavorato sulla base anche dei loro gusti con... In un caso una delle pareti scurissime espressamente richieste dal figlio di Jacopo e nell'altro invece lavorando con delle grandi stampe a parete poste sopra un divanetto che insomma è una cosa un po' poco vista nelle stanze dei ragazzi, però lì è stato invece siamo andati incontro ai desideri dei ragazzi. Siamo intervenute in maniera un po' più pesante invece sui bagni che sono stati rifatti completamente, tutti con una sorta di fil rouge, quindi se si vuole tra l'industriale e il contemporaneo, quindi con accenti piuttosto caratterizzanti e contrasti di colore. E anche i bagni, come il soggiorno, avevano anche loro una forma un po' particolare, soprattutto il bagno padronale, ma anche quello dei ragazzi. E quindi anche lì era una sfida disegnarlo e pensarlo, ma una sfida bella e divertente. Naturalmente il gusto del cliente è un gusto abbastanza industriale, con molti contrasti, magari utilizzo anche di materiali lasciati un po' al grezzo,
però questo naturalmente invece andava modulato per un appartamento in centro a Milano con ancora le porte originali ancora modanate, quindi è stato poi un lavoro di aggiustamento, di un po' venirsi incontro, di varie proposte, selezione magari di materiali particolari, però utilizzando magari invece una palette dai colori, non dai colori neutri. Questa è stata la scelta che è stata fatta nei bagni, dove abbiamo dei rivestimenti particolari molto mossi dalla superficie magari non finita, però il tutto con una palette molto neutra, per cui dalla distanza magari non si nota eccessivamente il contrasto, non si notano particolarmente, però nell'avvicinarsi invece si nota la grana del materiale, si notano le particolarità delle varie scelte. È stato fatto largo uso di carte da parati, che sono nelle nostre corde proprio come studio, ci piace tantissimo utilizzarle, crediamo che veramente una parete in carta da parati possa veramente stravolgere l'effetto generale di una stanza, ma è qualcosa che è anche incredibilmente nelle corde di Jacopo. E quindi c'è stata poi una ricerca congiunta di stile, di effetto finale, di cromia che ci ha trovato molto d'accordo. Lavorare su questa casa, posto che devo dire, ci ha messo mano veramente tanto Daniela, quindi è una sua creatura, diciamo. È stato particolarmente bello perché appunto abbiamo gusti molto affini a quello di Jacopo, c'è stato un lavoro diciamo a quattro mani, quindi è stato un progetto molto condiviso e piacevolissimo.